La sindrome metabolica può essere considerata, se ci pensiamo attentamente, la madre di moltissime malattie. Allora, riflettiamo tutti insieme, anzi, il nostro stile di vita è caratterizzato sempre di più da due elementi importanti. Da una parte abbiamo la sedentarietà, quindi utilizziamo la macchina, non amiamo camminare. Perché utilizziamo la macchina così spesso anche per piccoli spostamenti? Perché paradossalmente andiamo sempre di fretta. Quindi, un percorso, ad esempio, devo andare al lavoro, magari casa, lavoro, impiego 20 minuti a piedi. 20 minuti andare, 20 minuti a tornare, poi non ci sto con i tempi. Allora prendiamo la macchina e magari ci facciamo 10 minuti di traffico. Anche per andare in palestra si va in macchina e tendiamo a utilizzare le macchine anche per piccoli spostamenti. Comunque è una vita che ci porta verso la sedentarietà. Per non parlare di tutto il lavoro che è sedentario e non è più come una volta quello di andare nelle campagne o comunque di usare il corpo per lavorare. E quindi da una parte abbiamo la sedentarietà, almeno per la maggior parte delle persone che mi stanno ascoltando in questo momento. Dall'altra l'alimentazione. Un'alimentazione all'insegna di alimenti raffinati, se ci pensiamo bene, perché spesso e volentieri, sempre vittime della fretta, dove andiamo a fare la spesa? Al supermercato. E cosa troviamo al supermercato? A parte i prodotti in offerta, alimenti, va bene, ma alimenti confezionati, alimenti di un'industria alimentare troppo raffinati, poveri di micronutrienti, sempre più poveri di vitamine, di minerali, motivo per il quale poi c'è un mercato enorme degli integratori alimentari multivitaminici che spopolano e compriamo sempre più multivitaminici. E poi tendiamo a mangiare troppo. Quindi sedentarietà e alimentazione sbagliata, dove ci portano? Ci portano a un crescente problema di malattie croniche. Dato che le malattie sono croniche e sempre più persone ne soffrono, questa è poi la follia totale. Quindi, andando avanti con l'età, le persone tendono a utilizzare almeno uno, ma anche due, poi si arriva a tre. Poi si arriva a 4, poi si arriva a 5. Farmaci in cronico, per quanto tempo? A vita. Questo è il problema. Allora, come si arriva a questa problematica? Si parte dalla sindrome metabolica. E vediamo anche persone giovani con queste pance enormi, le pance che tendono a crescere, ma non perché sei in gravidanza. Tendono a crescere per il grasso che si localizza a livello addominale. Quindi questa circonferenza vitica aumenta, il grasso aumenta. Perché si localizza là? Perché siamo infiammati. Siamo infiammati per la sedentarietà e l'alimentazione troppo raffinata. Poi andiamo verso l'ipertensione, che viene controllata con l'antipertensivo di turno, andiamo verso i trigliceridi alti, andiamo verso le HDL basse, andiamo verso problematiche di iperglicemia. A tutto questo cosa associamo? Associamo l'insulino resistenza, sempre più persone diventano diabetiche con un diabete di tipo 2, associamo gli acidi urici alti, si associa l'omocisteina alta e tutta una serie di problematiche. E come si può intervenire su tutto questo? E beh, le due riflessioni che ho fatto all'inizio video, quindi l'alimentazione. L'alimentazione e il movimento. Per citare alcuni studi, ci sono tantissimi studi in questo campo quando si parla della sindrome metabolica e alla fine tutti quanti affermano che se noi andiamo a ridurre la carne, andiamo a ridurre gli affettati, arriviamo a una riduzione delle LDL, che è quella quota del colesterolo cattivo. Quindi, se tu ogni giorno stai mangiando carne rossa o affettati,
Ma affettati intendiamo tutto, eh? Torno a casa, mentre cucino mi mangio la fettina di prosciutto crudo dal frigorifero, oppure la fettina di bresaola perché è magra, oppure mi mangio la fettina di carne perché ormai costa poco ed è veloce da cucinare. Tutti i giorni questo eccesso mi crea problemi. Per non parlare anche dei latticini, pezzettino di formaggio, la mozzarella, mangiata tutti i giorni, crea un aumento del colesterolo. Quindi se riduciamo questo, riduciamo, non è che dobbiamo eliminare per forza, riduciamo questo, ponderiamo queste scelte alimentari, andiamo verso una riduzione delle LDL. Se si riducono le LDL, poi aumentano pian piano le HDL, il colesterolo pian piano si rinormalizza. E questo è importante. Se andiamo a ridurre gli zuccheri, e parlo, io dovrei eliminarli proprio, questi alimenti raffinati, però diciamo che li vogliamo ridurre, e quindi li mangiamo una volta a settimana, abbiamo una riduzione dei trigliceridi. Riducendo i trigliceridi si riduce il grasso addominale di conseguenza. Andiamo a ridurre il colesterolo, riduciamo i due fattori che ci predispongono all'ipertensione, e se iniziamo a camminare 40 minuti al giorno, non ti dico tanto, andiamo a equilibrare realmente la pressione arteriosa. Quindi bisognerebbe distinguere un'alimentazione quotidiana da un'alimentazione eccezionale, dove io vado a mangiare nel quotidiano alimenti, tra virgolette, poveri, ma sono alimenti freschi, alimenti ricchi di vitamine, minerali, fibre. E quindi con frutta secca, verdura di stagione, i legumi, i cereali in chicchi, il pesce perché contiene tanti omega 3, le uova, ovviamente non troppo, un po' di tutto questo, andiamo a normalizzare, a prevenire la sindrome metabolica e di conseguenza le patologie croniche e di conseguenza i farmaci cronico, la tossicità farmacologica che ci porta a delle problematiche importanti. Semplice. Movimento e alimentazione. Ho scritto due libri su questo, Restart Metabolico e Rivoluzione Metabolica. Sono dei manuali pratici, ricchi di ricette, facili, semplici, procedure da 10 minuti a pasto, veloci, antinfiammatorie, percorsi alimentari antinfiammatori che ti fanno capire come si mangia senza ingrassare e prevenendo realmente la sindrome metabolica, dei percorsi di allenamento ipotizzando di partire da zero e percorsi di meditazione, oltre a dei programmi di depurazione profonda grazie alla fitoterapia. Se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!